Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera andiamo a commentare, mi viene da ridere, la partita appena conclusasi al Del Duca, Ascoli, Pisa. E mi viene da ridere perché sono contento e sono contento di alla fine di essermi sbagliato, perché io oggi l'avevo vista veramente critica, perché con le assenze di, voglio dire, con le assenze di Warner, con le assenze di Vido, con le assenze di Birindelli e Mazzitelli, squalificato, mamma mia, l'avevo vista ma grigia. E invece i ragazzi, metto subito la, diciamo, la formazione che Mister D'Angelo ha messo in campo, diciamo così, una formazione d'emergenza, ma alla fine Mastino, come trequartista, ha fatto vedere il suo. Ma io l'avevo detto, se avete visto, mi avete seguito in trasmissione ieri alle Nerazzurri, avevo detto che Mastino era in crescendo. L'ho visto allenamenti, era in crescendo. Bene, comunque un Pisa che alla fine scende in campo con le idee giuste e la mentalità giusta e i giocatori veramente concentrati su quello che dovevano fare. E quindi probabilmente anche D'Angelo, sicuramente D'Angelo ci ha messo il suo per dare la carica giusta ai nostri ragazzi, ecco. E niente, comunque Pisa appunto va in avanti nei primi minuti, subito si vede che insomma si trovavano bene. Marin veramente una bella prestazione insieme a Mastino, sicuramente al top. E al decimo del primo tempo Marin si avvicina alla tre quarti e non si fa ingolosire, avete visto? Ha passato la palla a Mastino, che ben piazzato ha tirato una sassata e non c'è stato niente da fare per le ali. E quindi eravamo, dopo 10 minuti, eravamo già sull'1-0, ma si vedeva che comunque il Pisa in avanti, cioè padrone del centrocampo. E niente, veramente una bella partita anche di Siega e nulla. Marin comunque veramente oggi ha dato il suo, poi ci riprova al 16esimo, al 18esimo, ma purtroppo niente da fare. Comunque si vedeva che il raddoppio era nell'aria, perché alla fine insomma i ragazzi erano proiettati in avanti e non c'è stato niente da fare per la difesa dell'Ascoli, insomma. E il raddoppio arriva al 37esimo, Mastino per Marconi, che di testa secca le ali, e siamo al 37esimo del primo tempo. Quindi alla fine, cioè, diciamo così, che il primo tempo è stato sicuramente appannaggio del Pisa. Poi da segnalare per l'Ascoli, al 43esimo una punizione di Puccino, se non sbaglio, e Gori para, e quindi niente. Diciamo così, le squadre scendono negli spogliatoi sul 2-0 per il Pisa. Un Pisa che fondamentalmente ha dominato, secondo me, stradominato il primo tempo. Va bene, inizia la ripresa, Sottil corre ripari, mette dentro D'Olonzio e Bidaui. E quindi un Ascoli che diventa un 4-4-2, quindi ancora più offensivo. Ma il Pisa non si fa impensierire comunque, perché comunque alla 50esimo Marconi sbaglia, forse un po' di fretta ha avuto Marconi, si portava forse avanti perché lo spazio c'era, era da solo, quindi poteva tranquillamente portarsi avanti, diciamo, la palla e magari forse avrebbe inflitto più danno, ma niente, va bene, va fuori e va bene così. Poi al 54esimo anche lì le ali si salva e va bene. Poi iniziano le sostituzioni per il Pisa. Belli per Beghetto, una bella partita anche Beghetto, era stanco, va bene. E poi al 60esimo sempre anche, diciamo, l'Ascoli cambia e mette Parigini per Danzi, sempre al 60esimo. Poi Gucker per Mastino, Benedetti per Merone al 67esimo. 74esimo Pisano per Palombi e Mazzura per Lisi.
e poi Sottile inserisce, gioca tutto per tutto, diciamo così, inserisce Cangiano, Perpini e diventa un 3-4-3, cioè veramente ha messo dentro tutto l'impossibile Sottile per cercare di riuscire a quantomeno insomma a segnare una rete, ma devo dire che comunque l'Ascoli tutto sommato non ha mollato mai la presa, ma non riuscivano a concludere, diciamo così, perché la difesa oggi nostra, i ragazzi soprattutto avevano le idee lucide e quindi non, quando i ragazzi hanno idee lucide, avete visto, non sono riusciti, sì, qualcosa, ma alla fine non hanno poi impensierito più di tanto. Gol, ecco, diciamo così. Alla fine, insomma, diciamo che è stata una partita, insomma, io penso appannaggio del Pisa. Senza nulla togliere, ma la partita è stata questa, insomma, ecco, alla fine. Quindi, bravi tutti i ragazzi. E Mazzura direi che, insomma, la prima palla che ha toccato, insomma, ma poi, insomma, ha visto, insomma, si è ripreso e alla fine, insomma, possiamo dire che è una sufficienza oggi. Marsura gliela possiamo anche dare, ecco. E 77esimo, che dire, un altro brivido per l'Ascoli, perché Gucker tira le ali miracolosamente, pare. E niente, che dire, bravo, bravo Siega, bravo Mari, bravo Martino, e qualcosina ha fatto vedere anche Marsura, quindi bene, la difesa bene. Anche Lisi, insomma, Lisi, avete visto, anche Lisi, insomma, ha dato la sua. Quindi io direi che tutto sommato oggi i ragazzi avevano le idee giuste. E una partita che non ha, secondo me, non aveva niente a che vedere con quella che hanno giocato, diciamo, contro il Vicenza, ecco. Beh, io a questo punto metterei il tabellino e quindi andiamo a vedere. Alla fine i tiri sono stati 11 per il Pisa e 3 per l'Ascoli. I tiri in porta 1 l'Ascoli e 5 il Pisa. Ma io ho detto no, l'assist 2 per noi ovviamente. E niente, cosa dire più? Dire che alla fine ho detto no, non riuscivano, cioè praticamente l'Ascoli non è riuscita ad avvicinarsi anche con Dionisi. Sì, c'è stata una punizione al limite, ma niente di che, insomma, ecco. Quindi, cioè, non sono riusciti tutto sommato ad avvicinarsi più di tanto e ad impensierire il nostro portiere. Quindi una buona difesa, detto bene, ma tutti i ragazzi in definitiva hanno giocato bene e hanno dato il suo, insomma, hanno dato prova veramente di essere comunque una squadra unita e quando si scende in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, insomma, si riesce a strappare il risultato. Ma oggi era importante strappare il risultato, ma non tanto per i playoff, ma tanto per, diciamo così, mettere un altro tassello per la salvezza, bella bella, e insomma, e rimanere in categoria senza troppi problemi. Adesso andiamo nella classifica, abbiamo 36 punti, praticamente 2 punti dai playoff, diciamo così, anche se io ripeto, ribadisco, piede a terra e testa bassa, anche perché poi abbiamo la Regina, affrontare la Regina, poi abbiamo Cittadella, anche Cittadella oggi ha perso con il Pescara, Cambolesca è stata la cosa, e poi dopo insomma abbiamo la Spal, quindi sono altre 3 partite difficili per noi, però l'importante insomma è alla fine strappare dei punti, anche perché a 36 io ho detto la salvezza sarà 44, massimo 45, non oltre, quindi ci siamo, siamo 9, 8, 9 punti alla salvezza, insomma. Quindi io direi che adesso possiamo stare anche un attimino più tranquilli, certo, non dormire sugli allori, perché è chiaro, bisogna comunque sempre, insomma, stare attenti, avere la concentrazione, non perdere mai la concentrazione, quello è l'importante, non perdere mai la concentrazione. Comunque un Pisa oggi che comunque anche in emergenza, diciamo così, l'emergenza Covid, l'emergenza insomma, è riuscito a strappare, diciamo così, questa vittoria che era secondo me importante. È stata come all'andata, ecco, secondo me questa è la partita della svolta, no? Visto, avete visto, anche all'andata è stata la partita con l'Ascoli, è stata la partita della svolta. Io penso che anche per noi,
a questo punto potrebbe sicuramente, io non ci metto, chiaramente mettiamo la mano sul fuoco su niente, perché per carità di Dio magari ce la bruciamo, però sicuramente ormai a questo punto io credo che il Pisa non abbia grossi problemi per la salvezza, non credo che ormai, cioè, non voglio dire, siamo a, ma ecco, a un tiro di schioppo, quindi io credo che ci siamo, ecco, per la salvezza ci siamo. Poi voglio dire, come si dice sempre, no, sognare va bene e non fa male, quindi magari, chi lo sa, magari poi alla fine quest'anno ci ritroviamo ai playoff, e quindi magari va bene così, insomma, ecco. Quindi oggi ragazzi bene in campo, ragazzi con la mentalità giusta, ragazzi veramente concentrati su quello che dovevano fare, e quindi io sono contento veramente, perché insomma hanno dato prova, ragazzi, che comunque si sanno insomma in campo, sanno far valere e sanno far vedere quello che valgono. E niente, va bene, io per questo video la finirei qua. Adesso vediamo se magari prima della regina riusciamo a fare una live con qualcuno, e anche per vedere un pochettino insomma la regina come è messa, e magari le aspettative che magari possiamo trovare, insomma quello che ci aspetta, ecco, ci aspetta una partita insomma difficile, anche perché mi sembra che la regina oggi, se non sbaglio, abbia perso, se non erro, no? Dunque vediamo, perché ancora non ho visto poi tutti i risultati. Stavo guardando l'Empoli, sì, ecco, ha vinto l'Empoli 3-0, quindi vabbè. E poi Frosinone col Monza ha pareggiato, Pescara, l'ho detto prima, ha vinto all'ultimo minuto, e poi niente, il resto. Brescia ha vinto 2-0 su Cosenza. E va bene, io per questo video ragazzi la finirei qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale, perché siamo alle soglie di 300, mancano 6 iscritti a arrivare a 300, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. E io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.